evidentemente se tutte queste cose non le abbiamo viste è perché non avevamo la conoscenza e i saperi avanti, quindi bisogna riformulare una sorta di provocazione, ma proprio il senso dell'inizio. Settimana del benessere psicologico in Campania, l'ordine degli psicologi si mettono in campo a disposizione della cittadinanza. Sì, è un grande e importante avvenimento che davvero anche negli anni scorsi ha coinvolto decine di migliaia di persone, quindi testimonianza di un bisogno e di una necessità molto avvertita in un periodo di crisi come il nostro, che produce marginalità, esclusione, tensioni, appunto un disagio, un malessere che sono molto diffusi e anche alimentati e indotti dalla grave crisi che stiamo attraversando. Quindi mettere in campo queste energie e soprattutto sollecitare attraverso di ciò, attraverso questa disponibilità, le istituzioni a comprendere che sempre di più bisogna ripartire da questa competenza e riorganizzare anche la nostra scala di valori e di servizi, mi sembra una sollecitazione critica giusta, opportuna e serve ad aprire gli occhi e a riorganizzare le nostre politiche. Lavorando sui più giovani, sul loro benessere psicologico, si fa vera prevenzione e noi lo abbiamo sperimentato negli anni passati proprio da assessore alla scuola della provincia di Napoli. Con l'ordine degli psicologi abbiamo lavorato proprio sul disagio giovanile con grandi risultati, soprattutto sui traumi metropolitani, quindi quelli che possono essere lutti, che possono colpire i ragazzi, forme di violenza, e devo dire che le scuole hanno risposto molto bene all'aiuto degli psicologi perché finalmente si interveniva con la competenza giusta. Allora, gli insegnanti sicuramente hanno tante, non oserei dire competenze, ma competenze didattiche, ma le competenze psicologiche non sono cose che si improvvisano. Quest'anno la sensibilità dei colleghi impegnati nell'organizzare le conferenze è andata su questi due temi drammatici che si sono imposti all'opinione pubblica e all'attenzione di tutti quanti. La Campania è la regione che ha il maggior numero di femminicidi e quindi era necessario un nostro intervento su questo tema. E poi il biocidio, la madre terra che non nutre più con buoni frutti ma diventa una madre cattiva che produce frutti avvelenati. E questa è un'immagine così profonda nella mente dell'individuo che l'intervento psicologico è assolutamente indispensabile, molto di più che in altre occasioni, in altre condizioni delle quali pure ci occupiamo, eppure è importante, perché è impossibile avere una condizione di benessere psicologico e vivere in una terra avvelenata, è incompatibile.